Un anno nuovo sta iniziando e bisogna partire con le idee chiare. Per cui vi mostro un nuovo modo per servire in tavola delle crespelle e dei ravioli. O dei ravioli che sembrano crespelle, o forse una crespella che si sente un raviolo, o non lo so, vedete voi, è uguale. Ingredienti per i ravioli soffici: 1 litro di latte, 300 g di cavoletti di Bruxelles, 1 kg di indivia riccia, 10 mazzancolle, 2 spicchi d'aglio, 4 acciughe, 2 uova, 350 g di farina, qualche noce di burro e del sale. Mondate i cavoletti di Bruxelles eliminando la base e le foglioline più esterne. Divideteli a metà ed immergeteli in acqua per lavarli bene. Scolateli e portateli in una pentola con una noce di burro, del sale, mezzo litro di latte e lasciate cuocere coperto a fuoco moderato. Versate dell'olio in una pentola con dell'aglio a pezzetti, le acciughe tritate e fate soffriggere. Lavate l'indivia riccia e tagliatela in piccoli pezzi in questo modo. Quindi unitela al soffritto, mescolate, salate e lasciate cuocere. A metà cottura ponete al centro dell'indivia le mazzancolle, copritele con la stessa verdura e fatele cuocere a fuoco lento sempre con il coperchio. Mentre il tutto cuoce, preparate la pastella per le crespelle. Sbattete 2 uova con il sale ed iniziate aggiungendo prima della farina, poi del latte e così via, alternando gli ingredienti fino a finirli. Passati 5 minuti di cottura, togliete le mazzancolle dalla pentola servendovi di una pinza e fate finire di cuocere l'indivia a fuoco alto e scoperta per far evaporare il liquido. Una volta cotti i cavoletti, rendeteli in pasta con un frullatore ad immersione. Essendo bollente, è bene usare un paraschizzi. Fate lo stesso con l'indivia riccia. Riportatela sul fuoco e fatela addensare aggiungendo un cucchiaio raso di farina. Una volta freddata la crema di cavoletti, unitene la metà all'impasto per le crespelle ed iniziate a cuocerle scaldando in una padella antiaderente una piccola noce di burro. Versatevi un mestolo di impasto, cuocete bene da un lato e poi dall'altro. Quindi fatele freddare leggermente su un tagliere di legno. Ancora calde, ponete il ripieno di indivia su un lato, insieme a metà mazzancolla. Spennellate intorno un poco di pastella, richiudete su se stessa la crespella e tagliate il raviolo con un coppapasta tondo. Con lo scarto di crespella vi suggerisco di ricavare dei bellissimi maltagliati che potrete utilizzare come guarnizione per un gustosissimo brodo di carne da servire in un'altra occasione. Presentate i ravioli su un elegante servizio di vetro artigianale, disponendoli su un letto di salsa di cavoletti e guarnite con delle mazzancolle e del prezzemolo a julienne. Una cosa sicura è che questo piatto è molto adatto alla stagionalità e alla ricorrenza. Potete servirla su un'elegante tavola o su un buffet. A questo punto non mi rimane che salutarvi e farvi gli auguri di buon anno da parte mia e di tutto Numeri da Poco.